Ci troviamo al settembre del 2017 e tra i tanti concorrenti di questa edizione del Grande Fratello VIP c'è anche la presenza di Giulia De Lellis, la bella ragazza. Si sarebbe fatta notare all'interno della casa non soltanto per il suo, diciamo così, impegno nel mondo della televisione, anche però perché avrebbe fatto determinate dichiarazioni sui gay, sulle persone omosessuali. Inutile dirlo, ma lo faccio lo stesso, che ovviamente le frasi che avrebbe pronunciato non sarebbero piaciute a moltissimi, ma non a tutti i gay, i quali non tutti, ma molti se la sarebbero presa aspramente con lei. E quindi diciamo che ecco, sarebbe montata la polemica contro di lei nei suoi riguardi. Molti non avrebbero accettato, o meglio, non avrebbero acconsentito a quelle parole così dure che sarebbero state etichettate in questo voto qua. Io non intendo entrare nel merito perché non mi compete, non sono nessuno, però in questo video voglio solamente dire a tutti e in special modo a Giulia De Lellis che la omosessualità non è una malattia, non è essere diversi da tutti noi. Tutti gli esseri umani sono uguali, tutti gli esseri umani sono uguali. Quindi gli esseri umani, scusate, tutti i gay sono uguali a noi, non hanno niente di diverso. Anzi, io toglierei le persone, o meglio, toglierei le etichette, perché creare etichette secondo me porta solo scompiglio, secondo la mia opinione. Tengo a specificare che non ce l'ho contro Giulia De Lellis, la bellissima ragazza, fantastica, straordinaria, molto sensuale, ma in questo video ho intenzione di difendere tutta la categoria, tra virgolette categoria, anche se di categoria non penso che si possa parlare, delle persone che hanno un orientamento sessuale, diciamo così, differente da quello mio, da etero. Ci sono persone che amano e devono poterlo fare senza alcun problema, senza alcuna difficoltà. Ripeto che la omosessualità è semplicemente un amare in modo differente rispetto a quello che, diciamo così, altre persone hanno. L'amore deve essere garantito a tutti, l'amore è uguale a tutti e tutti gli omosessuali sono uguali a tutti gli eterosessuali perché hanno due braccia, due gambe, due occhi, un naso e dei capelli. Basta. Finiamola con l'eventuale forma di razzismo che potrebbe eventualmente esserci. Cara Giulia, non ce l'ho con te, però rifletti sulle parole che tu avresti pronunciato all'interno della casa del GF VIP. Grazie e saluti. E questa è la mia opinione, ripeto, la mia opinione. Non ce l'ho contro Giulia De Lellis, bellissima, brava ragazza, ma questo è il mio parere personale. Grazie.